Gibellina, controlli dei carabinieri in un macello, denunciato un imprenditore. Trapani, arrestati dai carabinieri 4 tunisini per inosservanza del decreto di espulsione. Ferrovia, dal 20 febbraio partono le riduzioni del 30% sul prezzo dei biglietti sulla tratta Palermo-Trapani. Politica, la Mazzarese in candela e l'Alcamese Scala nominati i coordinatori provinciali di Italia Viva. Calcio, domenica agrodolce per le squadre della città, vince il Mazzara, perde la Mazzarese. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Un arresto e 4 denunce, il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri della stazione di Valderice nel fine settimana appena trascorso. Essere arrestato è stato un 55enne per il reato di maltrattamenti in famiglia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trapani per avere violato la misura del divieto di avvicinamento all'ex convivente. L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Trapani. Nella giornata di ieri, poi, a seguito di un'attenta attività investigativa, sono stati denunciati in stato di libertà 4 ragazzi, 2 maggiorenni e 2 minorenni, per i reati di minaccia, lesioni personali e danneggiamento, in quanto qualche giorno prima avevano minacciato di morte e picchiato per futili motivi un loro coetaneo, danneggiando inoltre gli infissi della sua abitazione. Oltre 17 tonnellate di pasta confezionata con etichettatura irregolare sono state sequestrate a Mazzara dai carabinieri del NAS nel corso di un'attività ispettiva all'interno di un pastificio. La notizia viene riportata dall'AGI. Contestualmente i militari hanno disposto una sanzione di 2.000 euro segnalando l'amministratore dell'azienda alle autorità amministrative. Nello specifico, il sequestro ha riguardato 17.808 kg di pasta di semola di grano duro confezionata in diversi lotti, poiché il termine minimo di conservazione non era indicato in modo conforme alla legge. La merce è stata lasciata in custodia all'azienda, che entro 20 giorni dovrà rietichettarla. Controlli dei carabinieri di Trapani e del NAS, anche Edice e Gibellina, 3 persone denunciate. I particolari nel servizio. Nelle giornate del 30 e 31 gennaio scorso, i carabinieri delle stazioni di Gibellina, di Erice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno eseguito una serie di controlli che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 3 imprenditori e ad elevare sanzioni amministrative ed ammende per oltre 5.000 euro. In particolare, nel corso dei controlli eseguiti nell'ambito della campagna nazionale Allevamenti Animali da Reddito, Ittici e Macelli, l'ispezione eseguita a Gibellina presso il macello ha portato alla denuncia in stato di libertà del legale rappresentante di una società operante nel settore dell'allevamento e commercio di bestiame, poiché è stato ritenuto responsabile di aver installato un impianto di videosorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani. Per questi motivi i militari operanti hanno comminato al trasgressore un'ammenda pari a 387,25 euro. Nel corso della stessa attività di controllo i militari hanno inoltre individuato un lavoratore in nero di nazionalità italiana impiegato senza la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro alla competente INPS presso una società edile che operava presso lo stesso macello. All'esito dell'ispezione i militari non hanno ritenuto di dover procedere alla sospensione di questa attività imprenditoriale trattandosi di una microimpresa, tuttavia hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 3.600 euro. Nella giornata del 31 gennaio poi i militari nell'ambito dei controlli alle strutture ricettive hanno denunciato i legali rappresentanti delle società che avevano la gestione di una casa di riposo a Gibellina e di un centro accoglienza straordinaria per immigrati ad Erice rispettivamente con l'accusa di somministrazione fraudolenta e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e contestato quindi sanzioni amministrative per complessive 1.045 euro.
Proseguiamo con la cronaca. I carabinieri delle stazioni di Trapani, Marsala e Calatafimi Segesta sabato scorso hanno tratto in arresto quattro tunisini con l'accusa di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale. I quattro uomini tra i 40 e i 23 anni, dopo essere giunti clandestinamente sul territorio nazionale, sbarcando a Pantelleria lo scorso 31 gennaio a bordo di un gommone, successivamente poi sottoposto sotto sequestro dal personale della Capitaneria di Porto, sono stati condotti presso il centro di permanenza per il rimpatrio in contrada Milo a Trapani. Gli arrestati sono stati poi individuati destinatari di provvedimenti di espulsione emessi nei confronti di due di loro e di respingimento alla frontiera per gli altri due. Quattro tunisini sono stati posti in custodia presso le camere di sicurezza dei reparti che procedono a disposizione dell'autorità giudiziaria. È tornato pienamente operativo il centro diurno di Petrosino. Da qualche giorno, infatti, la struttura è tornata fruibile dopo l'incendio registratosi nei mesi scorsi. Hanno ripreso possesso dei locali le associazioni assegnatarie ed è nuovamente operativo l'ufficio Europa del Comune. Sono ripartite anche le attività del centro socio-ricreativo. A tal proposito si ricorda che l'intervento attivato dal Comune nell'ambito del distretto sociosanitario è rivolto agli anziani, ai disabili e alle persone fragili ed è gratuito. La mazzarese Francesca in Candela è stata nominata coordinatrice provinciale del partito Italia Viva di Matteo Renzi assieme all'ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala. Sentiamo. La mazzarese Francesca Incandera è la nuova coordinatrice provinciale di Italia Viva, il nuovo partito fondato dall'ex premier Matteo Renzi. La nomina è arrivata a termine dell'Assemblea nazionale del partito. Incandera, professoressa e presidente della locale associazione Antiracket, svolgerà il ruolo assieme all'ex sindaco di Alcamo, Giacomo Scala. La neo coordinatrice ha così commentato su Facebook. È appena terminata la prima Assemblea Nazionale d'Italia Viva, accompagnata da entusiasmo, passione e progetti. Un partito che nel nostro territorio, quello del Trapanese, deve ancora farsi conoscere e crescere, aggregare e dialogare. In questo percorso, che non sarà né semplice né facile, come coordinatrice provinciale di Prescanomena sarò affiancata da Giacomo Scala, di comprovata esperienza politica. Abituata da sempre a concepire la politica come servizio dietro le quinte, confesso che l'incarico che da un lato mi riempie d'orgoglio, dall'altro mi intimorisce, ma mi sprona al tempo stesso. Desidero quindi ringraziare coloro che si sono spesi sin dall'inizio in questo percorso, come Giacomo D'Annibale, e che faranno squadra assieme ad altri che in questi giorni ho avuto modo di conoscere e di apprezzare. Nominarli tutti è impossibile, ma chi legge sa a chi mi riferisco, a tutti i coordinatori provinciali appena nominati e di cui i nomi sono visibili sul sito di Italia Viva. Auguro buon lavoro. Il MetApp, amici di Beppe Grillo di Campobello di Mazara, rende noto che è ancora presente nel territorio. In questo lungo periodo di amministrazione comunale, si legge in una nota, abbiamo avuto un atteggiamento silente agli occhi della cittadinanza, ma pur sempre guardingo. Il MetApp, amici di Beppe Grillo, ribadisce che si sta riorganizzando e attende gli stati generali del Movimento 5 Stelle. Raggiunto l'accordo tra il governo regionale e Trenitalia, dal 20 febbraio partono gli sconti sui biglietti ferroviari delle tratte più penalizzate, sconto del 30% sulla tratta Palermo-Trapani. Il servizio. È stato raggiunto nei giorni scorsi l'accordo tra il governo Musumeci e Trenitalia per avviare a partire dal prossimo 20 febbraio una campagna di sconti ai biglietti sulle tratte più penalizzate della rete ferroviaria siciliana. Attraverso questo piano, che fa seguito ad una delibera del mio governo che destina gli importi delle sanzioni a Trenitalia al miglioramento del servizio, ha dichiarato il Presidente della Regione Nello Musumeci, intendiamo incentivare l'uso del mezzo pubblico anche su quei territori dove le linee ferroviarie scontano maggiori ritardi infrastrutturali. In particolare, lungo le tratte Palermo-Papiretto-Trapani e Modica-Caltanissetta si avrà uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto, sconto che sale fino al 55% sulla tratta Catania-Caltagirone.
Il taglio vale anche per le corse intermedie. Nel 2018 la Regione Siciliana, ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone, ha ricavato oltre 1,5 milioni di euro dalle sanzioni erogate a Trenitalia per ritardo di servizi, grazie ad un'azione di monitoraggio che non si registrava da tempo. Abbiamo scelto allora di investire queste risorse sui viaggiatori e sulle linee più disagiate, dove c'è il trasporto ferroviario ha bisogno di essere rilanciato con decisione, ovvero nel Trapanese, nel Calatino e fra Ragusano e Messeno. Senza per questo entrare in concorrenza con il trasporto su gomma, ma servirà a scoraggiare i cittadini all'uso dell'auto privata. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha ricevuto al comune gli 86 partecipanti ai progetti cantieri di servizi che sono stati finanziati dall'assessorato regionale della famiglia con circa 230.000 euro. I cantieri di servizio sono un'opportunità di ristoro economico per decine di nostri concittadini che in questo momento non hanno una situazione lavorativa stabile, ma costituiscono anche un'opportunità di migliorare le condizioni di pulizia, manutenzione e decoro della nostra città, ha dichiarato il primo cittadino. In particolare per un periodo di 3 mesi sono attivati da oggi 5 cantieri, manutenzione ordinaria e pulizia negli edifici comunali con 16 partecipanti, verde pubblico delle ville comunali e area verde con 17 partecipanti ed ancora pulizia di serbature e manutenzione ordinaria delle strade con 17 partecipanti, la riparazione delle strade, la pulizia e sistemazione del cimitero comunale. Sarà presentato domani alle 11 presso la parrocchia Sant'Antonio di Padova a Mazara 2 il progetto Ci Siamo, promosso dalla diocesi di Mazara all'opera di religione Monsignor Gioacchino Di Leo con i fondi dell'8 per 1000. Alla presentazione tra gli altri ci saranno il vescovo Mogavero, il sindaco Quinci. Il progetto sarà multifunzione attivando diverse iniziative a partire dal centro di ascolto e accompagnamento, dove le persone possono esprimere i loro disagi e bisogni. Il centro rimarrà aperto nella parrocchia tutti i lunedì dalle 10 alle 12, ma sarà attivato anche un centro mobile di ascolto e sostegno allestito in un camper che potrà spostarsi nelle diverse zone del quartiere. Siamo allo sport calcio, seguiamo assieme i risultati e la classifica del campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza, questi risultati della 20ª giornata del girone A. Alcamo Cus Palermo 0-1, Canicattì Geraci 4-1, Castellammare Mazara 0-3, Cefaledium Parmomal 0-4, Dattilo Monreale 2-0, Oratorio San Ciro Don Carlo Misilmeri 1-1, Profavara Sporting Vallone 7-0, San Cataldese Agragas 1-1. La classifica: Dattilo 50 punti, Canicattì 44, Agragas 42, San Cataldese 34, Geraci, Castellammare, Parmomal 32, Sporting Vallone 30, Mazara 28, Don Carlo Misilmeri 27, Profavara 24, Cus Palermo 22, Oratorio San Ciro 17, Cefaledium 16, Monreale 9, Alcamo 5 punti. Importante vittoria ieri pomeriggio del Mazara di mister Dino Marino sul campo del Castellammare, 3-0 per i canarini, il risultato finale, le reti sono state siglate da Caronia, Conè e Messina. Seguiamo assieme alcune dichiarazioni rilasciate a fine partita. Alla vigilia sapevamo che era una partita molto ma molto difficile, che conoscevamo che il Castellammare è una squadra molto pericolosa, specialmente in casa. Però poi i miei ragazzi mi hanno fatto questo regalo, hanno fatto una delle più belle partite, cioè non c'è stata storia dall'inizio fino alla fine. Devo fare complimenti, me l'hanno promesso che oggi dovevamo vincere, l'hanno fatto, dico grazie a questi ragazzi. Dedico questa vittoria al mio presidente perché se lo merita e perché fa di tutto per far star bene questi ragazzi, far star bene noi
e ora testa alla prossima partita. Già io penso, io da allenatore penso, non mi esalto, vado avanti, che ora c'è il Marinei, uno scontro diretto dove dobbiamo vincere assolutamente e tirarci fuori da questa zona che non ci appartiene. Contro le grandi squadre fanno delle ottime prestazioni, ma questa deve essere una mentalità che deve durare per sempre, no? Con le grandi, con le piccole, con tutti. Oggi il Mazara ha una squadra che se la gioca con tutti. Può capitare la domenica dove, per carità, a volte si perde, speriamo di no, ma oggi il Mazara se la gioca con tutti. L'abbiamo dimostrato con l'Agragas, col Dattilo, a Castellammare, che io la considero una delle più forti squadre del nostro campionato. Domenica tocca il Marineo. Abbiamo fatto una grandissima prestazione oggi. Secondo me abbiamo incontrato una delle migliori squadre del campionato. Andare a vincere con grande determinazione, dal primo minuto fino all'ultimo minuto si è vista una sola squadra in campo, e vincere 3-0 dice tutto su questa squadra, su questo gruppo e da chi, anche da questo allenatore che sta guidando con grandi pieni meriti questa squadra alla tanta sognata salvezza che noi dall'inizio del campionato abbiamo detto. Abbiamo detto sì dall'inizio, noi siamo in una fase di grande costruzione, sono sempre le stesse cose che dico io, infatti è questo. La squadra è ben amalgamata, ben guidata da un ottimo allenatore, c'è un bellissimo gruppo, ottimi giocatori. Questa qua la voglio dedicare la vittoria all'intera città, agli sportivi che da tanto tempo non vengono allo stadio e che realmente capiscono un segnale importante che è iniziata una nuova era. Abbiamo una grande città, una città meravigliosa, guidata da un ottimo sindaco, di cui la voglio dedicare anche la vittoria a lui personalmente, perché sta facendo enormi sforzi anche lui, dandoci un segnale importante a questa società. Cosa vuole dire alla tifoseria? Di starci vicino sempre, di amare e di riamare questa squadra, perché tutti assieme, tutti in sinergia con un solo obiettivo, possiamo fare grandi risultati. Ed ora, sempre per il calcio, ci occupiamo del campionato di promozione. Sconfitta ieri in casa per la Mazzarese contro la Folgore. Gli ospiti hanno vinto con il punteggio di 2-1. Seguiamo assieme gli highlights. Campo con il numero 1, seguiamo questa azione della Folgore insistita con Carovana che si imbatte in mezzo al nucleo di difensori, attenzione, la prima conclusione verso la porta che resiste alla carica, poi d'esterno prova a servire ancora Scappini, troppo lungo il pallone, vantaggio che farà in mezzo per Rustico che si sta imparando sul sinistro, Rustico, il pallone ci ha battato, intanto c'è Scappini che rientra, riguadagna il terreno di gioco, parte lo spiovente, il pallone dentro che rimbalza, grande intervento spettacolare da parte di Giacomo Rustico, non ha smesso mai un minuto e adesso Fofana, gol, e c'è il primo gol della Mazzarese con Morri Fofana, la combinazione vincente. Mette il pallone oltre la linea del fallo laterale, ancora però la Folgore in avanti, grande bella girata da parte di Armato che prova ad entrare nel rigore, l'uscita di Rustico, calcio di rigore. La formazione della Folgore è tutto pronto, la rincorsa di Armato e il pallone in rete, 1-1, cambia il punteggio al minuto numero 29. Carte il calcio d'angolo, il pallone che spiova al centro, il tentativo di Giacalone di prima a rinacidire ancora di più una partita fin qui più che corretta. Il lancio in mezzo di Campisi per Fofana che non ci arriva di un soffio. E finisce qui il primo tempo, è 1-1 Armato e Bono. E di Campisi il pallone che spiova all'interno del rigore, l'uscita da parte di Lario. Pallone morbido a cercare Quinci, il colpo di testa, pallone che si alza sopra la traversa, uno contro uno con Scarpitta, mette in mezzo a due porte per Carovana che prova la spaccata in due tempi. Formato, prova a portarsi via il pallone, a deludere l'intervento di Cancitano, il cross, il colpo di testa di Camara stoppato il proprio compagno di squadra, buona rete! La Folgore ribalta il risultato con Vito Bono. Si presenta anche Seccum. Parte il cross di Campisi, il pallone allontanato di testa da Rallo ma non a sufficienza, attenzione in Peduglia, in mezzo ancora Rallo a giganteggiare, poi svirgola Caracci ma ancora pallone di preda della Mazzarese, il tentativo da parte di Scappini, pesca nel braccio Montepiano. La rincorsa è di Campisi, il pallone che si impenna, è proprio con Tamba che prova a caricare il destro da fuori, alla fine cede a Seccum che si sposta sul sinistro, Seccum, palla che viene seguita con lo sguardo e che finisce sul campo per destinazione. Servizio di Fofana per l'Icari che prova dalla dentro per Rustico che non arriva di un soffio in anticipo su Ilario, puntare Tamba, si sposta il pallone sul sinistro dentro per Carovana, attenzione va via Scarpitta, Carovana mette il pallone sul palo, incredibile occasione Folgore e arriva adesso il fischio finale al Nino Vaccara, Folgore Dolce Onorio batte Mazzarese 2-1.
Ed ora seguiamo assieme le interviste del dopogara. Sapevamo che la Mazzarese è un'ottima squadra e veniva da un momento eccezionale, però anche noi le ultime quattro partite le avevamo vinte e volevamo continuare su a vincere per non distaccarci molto dallo Sciacca. E penso che ci siamo riusciti facendo pure molto bene quello che avevo chiesto. Siamo partiti bene, il primo tempo siamo passati in vantaggio, penso meritatamente. Poi abbiamo avuto altre occasioni. Il secondo tempo non mi ricordo occasioni né da una parte né dall'altra. Il risultato si stava incalanando sul pareggio. La Folgore ha messo, ma lo sapevo, un pochettino di esperienza in più in campo e alla fine nell'arco dei 90 minuti diciamo che la differenza l'ha fatta questa. E io penso che la nostra vittoria è che oggi abbiamo visto il campo pieno e per una società come la Mazzarese io penso che sia un grande successo. Noi stiamo facendo veramente un grande campionato, la Folgore sta dimostrando non oggi, ma era partita con obiettivi diversi dalle nostre, arrivare oggi e giocarcela alla pari e non ridimensiona assolutamente nulla. Una grande festa sportiva, da tempo non vedevamo il Nino Vaccara così pieno di entusiasmo, di passione, di voglia di guardare un calcio diverso, un calcio fatto di passione, servizio, parsimonia e tante altre cose. C'erano i vertici anche della Lega, c'erano esponenti, osservatori, allenatori dell'Interland Trapanese, ciò significa che il miracolo mazzarese continua ad esistere malgrado il risultato del campo che a detta di tutti è bugiardo. Oggi potevamo vincere e abbiamo perso, lo avevamo detto in precedenza perché oggi sarebbe facile dire vabbè ci accontentiamo così. La Mazzarese oggi ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra di blasone, malgrado i giocatori percepiscono un semplice rimborso spese. Quindi i sacrifici della società, che si sta dando una struttura, che crede fortemente nei giovani e che crede di valorizzare il calcio e i talenti mazzaresi in particolar modo, credo che alla fine verrà premiato. Il nostro progetto non iniziava oggi e finiva oggi, oggi è una tappa di un percorso che sta vedendo e vedrà la Mazzarese protagonista nel calcio mazzarese. E vi ricordo che la partita Mazzarese-Folgore sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera con inizio alle 21.35. E durante l'intervallo della partita ieri pomeriggio è stato sorteggiato il biglietto vincente per una crociera nel Mediterraneo offerta da uno sponsor. Sentiamo il fortunato vincitore. Ma sono felice di rientrare in campo dopo tantissimi anni che ho giocato, almeno 30 anni questo calcio, e ringrazio veramente chi ha organizzato questa cosa, e la Mazzarese, che io ero un marciatore della Mazzarese pure. Vabbè, mi fa veramente... E all'ultimo momento mi sono deciso a venire qua al campo di calcio di Nino Vaccara, che comunque ringrazio veramente tutti. E chiudiamo con un'altra nota di sport. Si è svolta ieri presso la palestra della Scuola Media Grassa a Mazara la prima giornata regionale di tennis tavolo con la presenza di 8 società con oltre 30 atleti provenienti dalle diverse province siciliane. Brillanti le prestazioni dei pongisti dell'SD Paralimpica Mimì Rodolico, Francesco Asaroro nel singolo e nel doppio misto insieme a Jessica Ingrao, un oro anche con Giuseppe Sciacca e Sebastiano Amodeo nel doppio promozionale, un argento nel singolo femminile con Jessica Ingrao, terzo posto nel doppio promozionale con Stefano Turco e Gabriele Bonafede ed ancora un bronzo anche per Anna Abate nel singolo per Stefano Turco e Sebastiano Amodeo nel singolo promozionale per Gino Quinci e Nicolo Stabile sia nel singolo che nel doppio open. E siamo arrivati al termine del TG Vallo, grazie per averci seguito, arrivederci.